Davide Caparini, l'Unione Europea che cosa ha deciso? Beh, ha deciso di accettare la nostra richiesta di capire come fare a uscire da una situazione incresciosa, incredibile, per cui c'è un paese che versa ingenti risorse in denaro alla RAI attraverso un canone che poi è una tassa di possesso, e queste ingenti risorse vengono utilizzate a far tutto all'infuori quelle che dovrebbero servire, ovvero il servizio pubblico. Inoltre siamo in una situazione per cui c'è un mercato completamente bloccato, tutte le risorse vanno a finire nelle mani di una sola società, ovvero la RAI Radio Televisione Italiana, e questo a discapito di tutta l'emittenza locale, un mondo che ha sempre più bisogno di incentivi, di risorse per poter comunicare e fare libera informazione, e che oggi è stritolata dalla crisi economica. L'Unione Europea ha finalmente accettato il nostro punto di vista, per cui noi riteniamo il canone RAI assolutamente illiberale, contro la libera concorrenza, e quindi chiediamo di aprire un dossier e di aprire anche una procedura nei confronti dell'Italia affinché si ripristini un minimo di Stato di diritto. È un passo avanti nel cercare quindi di abolire il canone RAI nel nostro paese? Ma assolutamente sì, anche perché il canone RAI di fatto non esiste, esiste la tassa di possesso sull'apparecchio televisivo, e quindi a maggior ragione è l'ennesimo bluff di uno Stato che ha bisogno di introitare denari e li recupera in tutti i modi, anche dando nomi diversi alle leggi. Per la RAI è un canone, per lo Stato è una tassa di possesso, e già questo la dice lunga sul fatto che dovrebbe essere abolito. Dopodiché noi siamo convinti che il servizio pubblico ci debba essere, non dovrebbe però costare così tanto, e soprattutto non dovrebbe andare solo a un soggetto che poi il servizio pubblico non fa. Senza considerare anche la programmazione, che non è di qualità come potrebbe essere magari quella della concorrenza. Ma non c'è ombra di dubbio, qui si tratta di non finanziare chi fa servizio pubblico, ma finanziare il servizio pubblico, ovvero chiunque sia in grado di fornire i contenuti giusti, i contenuti necessari ad informare le persone, a fare un'informazione di qualità, quindi un servizio, un reale servizio pubblico, deve essere aiutato. Ma questo non vuol dire aiutare tout court, come oggi viene fatto, semplicemente perché si chiama RAI Radio Televisione Italiana, perché sono tantissimi soggetti, sia nazionali che locali, che fanno informazione, fanno documentaristica, svolgono il loro servizio al cittadino, ma non percepiscono nulla. A proposito di RAI, l'ultima cosa che non è piaciuta alla Lega Nord è la nomina del direttore della RAI di Milano. Ma è l'ennesimo tentativo di smantellare quel poco di presidio regionale che c'è in RAI. Purtroppo con questo governo, che non è altro che il seguito del governo Monti, continua questo processo di accentramento, di smantellamento poi di tutto quello che era stato fatto per realizzare una RAI realmente federale, quindi una RAI più vicina ai cittadini, più vicina agli utenti, e sia per Expo sia per il centro di produzione di Milano e anche di Torino sono stati nominati dei direttori di Roma, direttori che poi costeranno un occhio alla testa in termini di trasferta, in termini anche di mancata presenza laddove ci sono centri di produzione di altissima qualità con tantissimi dipendenti, grandi professionisti, che però purtroppo ogni giorno che passano si trovano meno cose da fare, meno produzioni, perché queste vengono chiuse, portate a Roma, e un decadimento della qualità che è sotto gli occhi di tutti, basta accendere la televisione per capirlo.